Bene, benvenuti a questo quinto incontro del gruppo Wikidata per Musei, Archivi e Biblioteche, che oggi si occupa degli item di interesse bibliografico. E prima di passare la parola a Tania e Alessandra, che diranno l'incontro, volevo darvi notizia di una iniziativa che stiamo promuovendo, che abbiamo deciso di promuovere. E sarà un'iniziativa periodica che si svolgerà ogni secondo martedì del mese. Questa iniziativa consiste in un editathon, cioè in un inserimento di dati collettivo che dura, cioè diciamo così, l'editathon è aperto per un'intera giornata. E quindi in quella giornata ciascuno di noi può trovare un po' di tempo, il tempo che ha a disposizione. Per inserire certi dati. Quali dati? Saranno messi a disposizione una serie di query, quindi di tabelle sostanzialmente di dati pronti da essere completati, integrati, ognuno può scegliere quella che preferisce e può così arricchire i dati. Le query saranno su autori che hanno almeno un identificativo di una biblioteca italiana. Quindi lavoreremo sostanzialmente sugli autori italiani, quelli che interessano le biblioteche italiane, anche perché il nostro gruppo ha base appunto nazionale. Quindi ciascuno di noi può lavorare autonomamente alla query in quella giornata, ma ci sarà anche un momento, diciamo così, di apertura e di confronto, quindi tramite un incontro come questo, in cui chi ha dubbi, eccetera, può chiederle in diretta, anche se ci sono gli strumenti per segnalare eventuali dubbi, problemi, eccetera, anche direttamente all'interno delle pagine. Vi do in chat fra 2 minuti il link, mentre adesso passo direttamente la parola a Tania. Buon lavoro. Grazie Carlo, buon pomeriggio a tutti. Allora, mi presento, sono Tania Maio, sono una bibliotecaria dell'Università degli Studi di Salerno e sono qui oggi insieme alla collega Alessandra Boccone per parlare insieme dell'inserimento di item di carattere bibliografico, di inerenti risorse bibliografiche appunto in Wikidata. Lo facciamo semplicemente perché negli ultimi anni io e con i miei colleghi ci siamo interessati di questo aspetto, quindi abbiamo lavorato in Wikidata inserendo, creando, arricchendo elementi di risorse bibliografiche, quindi sia riviste scientifiche prettamente di argomento biblioteconomico, articoli di riviste, autori, case editrici e anche monografie. Allora inizio condividendo il mio schermo. Così possiamo passare appunto a quello che questa piccola presentazione, questo piccolo appunto discorso che ho preparato per voi. Allora, innanzitutto, quando parliamo di dati bibliografici in Wikidata e quando lavoriamo con i dati bibliografici in Wikidata, dobbiamo tenere presente che partecipiamo alla più ampia iniziativa che è denominata Wikisite. Cos'è Wikisite? È un'iniziativa di carattere internazionale a cui partecipano appunto volontari di tutto il mondo che ha come scopo quello di creare un vasto database bibliografico, quindi un database di fonti bibliografiche di qualità utilizzando appunto l'infrastruttura di Wikidata. Vi faccio vedere appunto il sito di Wikisite, qui vi sono le statistiche, qui vi è un po' di bibliografia e soprattutto qui trovate i modi per poter mantenersi in contatto appunto con il gruppo. Vi è una mailing list, vi è un account Twitter e un gruppo Telegram molto attivo. Quindi questa è sicuramente una doverosa premessa. Grazie infatti al lavoro di contributori di questa iniziativa, oggi circa il 40% degli elementi presenti in Wikidata sono elementi che fanno riferimento a risorse bibliografiche, quindi è veramente un corpus molto importante. Allora, ancora, siamo bibliotecari, quindi sicuramente ci interessa sapere che sono molte le biblioteche che stanno lavorando ad una mappatura tra i campi dei record bibliografici e le proprietà di Wikidata. Per
Per esempio, uno fra tutti, vi volevo proporre così una rapida occhiata a questa mappatura ad opera del PCC, il Program for Cooperative Cataloging, che ha a capo la Library of Congress, che sta lavorando appunto a questa mappatura, ancora in divenire, ancora in fieri, tra i formati di autorità di Marco 21 e Wikidata. Vi faccio vedere brevemente che tipo di mappatura stanno attuando, quindi tra i campi di Mark 21, che come sappiamo è lo standard maggiormente utilizzato in ambito americano, e le proprietà appunto di Wikidata. È ancora ovviamente incompleto, però non è di certo l'unica iniziativa, ve ne sono altre. Ma veniamo appunto a noi, a quella che è stata la nostra esperienza e l'esperienza che vogliamo portarvi oggi. Allora, possiamo dire che rispetto ai primi tentativi che abbiamo fatto nei primi anni, nei primi momenti in cui lavoravamo in Wikidata, ad oggi abbiamo capito una cosa molto importante, cioè che in Wikidata esistono dei progetti, i cosiddetti Wiki Project, in cui dei contributori di Wikidata, i partecipanti di questi Wiki Project, appunto, si mettono insieme per lavorare insieme a dei data model rispetto agli elementi di loro interesse. Nel nostro caso oggi vi faremo vedere il Wiki Project Books e con Alessandra invece il Wiki Project Periodicals, quello che riguarda appunto i periodici. Allora, il Wiki Project Books quando nasce nel 2013, quindi un anno dopo la nascita di Wikidata, nasce essenzialmente per cercare di mettere insieme e strutturare i dati dei libri presenti in Wikipedia, in Wikisource, in Commons. Vedremo adesso meglio come e perché. Appunto, andiamo al cuore del progetto, la creazione di un data model e delle proprietà, l'identificazione delle proprietà bibliografiche più adatte per la descrizione di queste monografie, di questi libri. Allora, i contributori del Wiki Project Books dicono di rifarsi al modello concettuale di FRBR. Già qui una prima annotazione, nella discussione del Wiki Project si fa riferimento anche ad IFLA LRM, si dice infatti che si potrebbe passare da questa dicitura, quindi da questa ispirazione a quella invece di IFLA LRM. Vi è stata una discussione in merito, però probabilmente, come vedremo, per quelli che sono gli scopi di Wikidata non è probabilmente necessario, più che sufficiente mantenerci, diciamo, a questo grado. Allora, il modello FRBR, come sappiamo, vede il libro in quattro modi differenti. Allora, abbiamo l'opera, l'espressione, la manifestazione e poi l'item. I contributori di Wikidata hanno pensato che nel momento in cui noi abbiamo bisogno di creare un elemento bibliografico di una monografia, di un libro in Wikidata, lo facciamo per due motivi fondamentali. Il primo motivo è che dobbiamo creare un elemento in Wikidata che si colleghi alla voce enciclopedica in Wikipedia di quell'opera, e quindi va da sé, creeremo l'elemento bibliografico di un'opera, perché in Wikipedia avremo la voce enciclopedica appunto di un'opera. Possiamo però avere anche abbiamo anche la necessità di creare l'elemento in Wikidata di un'edizione, nel momento in cui nei vari progetti Wikimedia ci riferiamo ad un'edizione quando inseriamo un riferimento bibliografico in una nota. Infatti, quando inseriamo una citazione, un riferimento bibliografico, non ci riferiamo ad un'opera, ma ovviamente ad un'edizione con una data di pubblicazione, un luogo di pubblicazione, un anno, un numero di pagine. E questo, diciamo, è le motivazioni principali che hanno fatto nascere il Wiki Project Books. Ovviamente oggi non inseriamo in Wikidata gli item bibliografici solo delle opere o delle edizioni che sono citate o appunto incluse nei progetti Wikimedia, non solo. Allora, il Wiki Project Books dunque ha pensato che fosse necessario in Wikidata creare due livelli. Un livello appunto opera, che abbiamo detto, quindi per opera, rifacendosi a FRBR, parliamo di creazione intellettuale e artistica priva di una qualsiasi materializzazione, quindi appunto un'entità astratta, e poi hanno pensato di schiacciare i due livelli di espressione e manifestazione nel livello edizione.
Vi è poi un terzo livello, che è quello del singolo esemplare di un'opera, appunto l'item, la copia, che però, come vedremo, ha delle caratteristiche specifiche e ha ragione di esistere solo quando ha determinate caratteristiche. Allora, vediamo insieme, brevemente, quali sono le proprietà individuate per la descrizione di un'opera. Allora, innanzitutto abbiamo la prima proprietà, la più importante, la P31, che è l'istanza di. Sarà un'opera, sarà istanza di opera scritta. Abbiamo poi quest'altra proprietà, il titolo, una proprietà molto importante, perché anche se nell'elemento Wikidata possiamo trovare, dopo lo vedremo dal vivo, il titolo tradotto nelle varie lingue, questa proprietà invece ci dà come valore il titolo originale nella sua lingua originale. Per il sottotitolo vale lo stesso ragionamento. Avremo la proprietà poi P50, che è la proprietà che ci dice qual è l'autore di quell'opera. In questo caso il valore di questa proprietà può essere una stringa, ma può essere, ed è auspicabile che lo sia, un item, quindi che vi sia l'item relativo all'autore. Il possibile autore, quando l'autore è incerto, il collaboratore, il curatore editoriale che è diverso dall'editore, la lingua dell'opera o del nome e la data di fondazione e di creazione. È importante sottolineare questo perché ovviamente nella descrizione di un'opera non andremo a inserire data di pubblicazione, editore, luogo di pubblicazione, appunto perché, come sappiamo, l'opera non ha una sua materializzazione. Dunque possiamo inserire questa proprietà, la P571, che è la data di fondazione o di creazione, che nella maggior parte dei casi potrebbe essere interpretata come la data di prima edizione, potrebbe essere posta questa, ma, e molti cataloghi ce ne danno notizia, molte voci di autorità ce ne danno notizia, potrebbe essere appunto la data in cui l'opera è stata completata, in cui è stata ideata, in cui è stata pensata. Quando vi è appunto la notizia di questo possiamo inserirlo. Altre proprietà che ci permettono ancora di raccontare meglio l'opera, di descriverla meglio, il movimento a cui appartiene, e la proprietà edizione, che è una proprietà che permette di collegare le varie edizioni o traduzioni dell'opera all'opera principale e che permette alle varie edizioni di collegarsi all'opera principale con questa proprietà inversa. Quindi ho detto bene, questa proprietà, la P747, permette all'opera di collegarsi con le sue edizioni e questa inversa permette alle edizioni di collegarsi con l'opera. E poi il formato dell'opera d'arte, anche qui però potremmo un attimo, qui potremmo pensare, stiamo parlando di opera, ma stiamo parlando anche di espressione, perché appunto nel momento in cui l'opera assume un formato, e non è più, non parliamo più di opera, ma parliamo di espressione, comunque il data model del Wiki Project ce lo pone, quindi ce lo inserisce, è possibile inserirlo, così come il genere, così come l'argomento principale, quindi possiamo soggettare la nostra opera inserendo vari argomenti principali, i premi ricevuti, se è all'interno di una serie, se fa parte di una serie, possiamo inserire preceduto da, seguito da, la serie a cui appartiene, su cosa si è basato, da quale opera è stato ispirato. E cosa secondo me è molto interessante, che ci permette di andare più a fondo nel raccontare l'opera, è la possibilità di inserire con questa proprietà i personaggi. E ognuno di questi personaggi avrà poi un proprio item in Wikidata, così come l'ambientazione geografica, quindi la locazione narrativa dell'opera. Se abbiamo un'immagine in Commons la possiamo inserire, così come potremmo inserire le classificazioni decimali 2 della Library of Congress e i vari identificativi. Adesso vediamo dal vivo, che è sicuramente molto più interessante, un esempio di opera. Allora, ho preso come esempio questa. Questo credo si possa spostare, sì, ok. 20.000 leghe sotto i mari. Allora, è un'opera, lo capisco perché immediatamente qui nella descrizione trovo scritto romanzo scritto da Jules Verne, altrimenti probabilmente nella descrizione troverei il nome dell'editore e la data. Quindi queste sono le etichette nelle varie lingue, qui abbiamo gli alias, quindi anche conosciuto come, e abbiamo immediatamente l'istanza di opera scritta con un riferimento che è la Wikipedia in inglese. Abbiamo un'immagine tratta da Commons
Ecco qui la prima importante proprietà, data di fondazione e di creazione, 1869. Qual è il riferimento? È al catalogo della Biblioteca Nazionale di Francia. Quindi vedete come qui appunto i dati presenti nel catalogo vanno ad arricchire il mio item di Wikidata. Ancora il titolo, 20.000 leghe sotto i mari, ancora una volta il mio riferimento è sempre la stessa scheda catalografica, il sottotitolo è questo, e poi tutta una serie di opere derivate, quindi qui possiamo inserire, collegare gli item delle rappresentazioni teatrali, dei rifacimenti cinematografici, dei musical, di tutto ciò che è appunto un'opera derivata. Qui abbiamo la serie con il numero della serie e il preceduto è seguito da il genere di riferimento e poi la proprietà che ci interessa molto è questa, le edizioni, che è la proprietà che mi permette di collegare la mia opera con tutte le edizioni, o meno con le edizioni di cui sono stati creati degli elementi. In particolare sottolineerei qui l'importanza dei qualificatori che mi permettono di vedere immediatamente di quale edizione sto parlando. Andiamo ancora più giù e vediamo l'item dell'autore, l'item del traduttore, però qui potremmo farci una domanda, appunto il traduttore mi indica già che non sto parlando più di opera, ma almeno di manifestazione, infatti qui vi è un vincolo di tipo che mi dice che questa proprietà non andrebbe bene con questo tipo di entità opera scritta. Così come l'editore. Insomma, ho voluto farvi vedere questo esempio proprio per farvi rendere conto di come è possibile anche che si inseriscano in Wikidata delle proprietà che non sono strettamente, diciamo, necessarie o che non vadano proprio bene per quel tipo di entità, però vengono comunque segnalate, come in questo caso. È stata aggiunta la proprietà editore, ma è stato aggiunto anche questo qualificatore che mi dice che la proprietà non va bene per questo tipo di entità. Nelle opere molto spesso troviamo questo tipo di proprietà, quindi paese di origine, luogo di pubblicazione indicato con un genericamente Francia, quindi con genericamente il paese. Anche la data di pubblicazione, vedete qui è stata inserita, ma è stato inserito lo stesso motivo. Questa proprietà non va bene con questo tipo di entità. E questo è quello che vi facevo vedere prima, l'ambientazione geografica, il premio ricevuto e i personaggi, quindi l'elenco dei personaggi, ognuno di questi personaggi ha poi un proprio item appunto in Wikidata. Ancora, possiamo dichiarare lo stato del copyright, quindi il fatto che l'opera sia in pubblico dominio, la categoria su Commons e poi ovviamente i vari identificativi. Dovrebbe esserci alla fine anche quello di Share Catalog del nostro catalogo confederato, eccolo qui. Allora, andando adesso a voler vedere il livello dell'edizione, salgo sopra, scusatemi, lo vado a riprendere, per farvi vedere appunto come la mia opera si collega poi direttamente a questa edizione. Allora, capisco che è un'edizione perché appunto in etichetta ho immediatamente edizione a scelta del 1928, in questo modo anche ricercandolo qui nella barra di ricerca immediatamente lo identifico come edizione e infatti la prima dichiarazione è appunto istanza di edizione. Vediamo i riferimenti quali sono. Sono il riferimento al catalogo della Biblioteca Nazionale di Francia, che me lo appunto espone come edizione di Ascetti del 1928 di 20.000 leghe sotto i mari, e ho anche come riferimento il mio catalogo il mio catalogo confederato, che mi riporta queste informazioni. Vediamo anche, interessante notare come poi, come Wikidata abbia bisogno dei cataloghi, delle biblioteche da cui trarre dei dati di qualità, dei dati che siano autorevoli, ma come poi anche questi dati vengono trasformati da semplici stringhe invece in URI, in entità, in link, in entità che creano poi dei legami, che sono interoperabili, che creano tra di loro delle relazioni. Vediamo più giù il titolo, 20.000 leghe sotto i mari, qui appunto l'ho ottenuto così in cifre perché da ambedue questi cataloghi
vedo che questi cataloghi me lo riportano in cifre, quindi ho ottenuto il 20.000 in cifre. Il formato dell'opera qui sta benissimo, romanzo, perché appunto l'opera ha avuto adesso una sua manifestazione in questa edizione sotto forma di romanzo. E poi edizione o traduzione di. Questa è la proprietà che mi fa collegare l'edizione all'opera principale. Il riferimento è sempre alla scheda di catalogo della BNF che abbiamo visto precedentemente. L'autore è Jules Verne, l'editore è Hachette, luogo di pubblicazione Parigi. Vedete come qui questi due riferimenti che nella mia scheda catalografica sono appunto string, sono literal, invece in Wikidata diventano appunto dei collegamenti. Dei collegamenti ad Hachette a Parigi. Questo cosa significa? Che io farò in seguito una ricerca in Wikidata, per esempio, su tutto quello che è stato pubblicato a Parigi da Hachette negli anni 20, avrò appunto 20.000 Repi sotto i mari, o qualsiasi altra ricerca che potrò fare, ecco, questi dati così granulari e interoperabili tra loro mi permetteranno di analizzare maggiormente appunto le mie collezioni. La lingua dell'opera, appunto francese, la data di pubblicazione, qui ovviamente potrò inserire nell'edizione data di pubblicazione, luogo di edizione ed editore, e poi anche la descrizione fisica che io ho ripreso dalla mia scheda catalografica e ho riportato qui. E avrò gli identificativi specifici delle edizioni. Andiamo ad un livello ancora più, al terzo livello, diciamo, è quello della copia. Vi faccio vedere quindi l'item che è una copia di 20.000 leghe sotto i mari. Allora, qui parliamo di singola copia di un'edizione e qui c'è tutta una considerazione da fare, perché in Wikidata, il Wikiproject Books, ci dice che posso inserire gli elementi di una singola copia di un libro, però questa singola copia di un libro deve essere rilevante, deve avere un'importanza, appunto una sua rilevanza. In questo caso noi abbiamo inserito questo elemento in quanto questa copia fa parte di un fondo speciale custodito dalla nostra biblioteca e quindi, come sapete, i fondi speciali, i fondi di autori, le copie dei fondi speciali e dei fondi di autori sono tutte per loro natura rilevanti, perché tutte hanno delle annotazioni, sono vergate, hanno delle dediche, rappresentano un po' degli unicum. E ci interessava appunto vedere come in Wikidata potessero essere, questo nostro fondo potesse essere descritto, analizzato, anche visualizzato, interrogato. Allora, comunque, la nostra singola copia di libro avrà istanza di libro, istanza di singola copia di un libro, farà parte di Fondo Grottanelli, questo appunto il fondo di cui abbiamo creato un item in Wikidata, che è questo. Andiamo ancora a vedere il luogo in cui è conservato, è la nostra biblioteca e il proprietario. Questo è interessante, questa proprietà è una delle più interessanti quando si parla soprattutto di appunto dei singoli esemplari, poter collegare il singolo esemplare direttamente al proprietario che l'ha posseduto. Pensiamo al nostro fondo, per esempio, è stato posseduto, è un fondo di famiglia, noi potremmo addirittura in questo caso descrivere, cioè aggiungere ad ogni copia chi è stato il proprietario di ogni copia, quindi quali erano i libri che erano stati posseduti dal padre, quali dal nonno, quali dalla madre, eccetera. Premesso che sono tutte personalità ovviamente di rilievo, quindi può avere un interesse saperlo. Ancora il titolo, ovviamente questo sarà in forma di stringa. Ecco qui, questa è la proprietà esemplare di che mi collega l'esemplare all'edizione, che è questa. L'argomento principale, poi possiamo appunto descrivere con tutte le proprietà che abbiamo visto precedentemente, anche per l'edizione. Quello che è interessante notare è che per le singole copie possiamo aggiungere anche dei metadati, diciamo, amministrativi, quindi per esempio il codice di catalogo e il numero di inventario alla collezione a cui appartiene, o anche una descrizione fisica, quindi numero di pagine, e pensavo di aver inserito anche la descrizione fisica, no, l'ho inserita nell'edizione, va bene. Comunque la classificazione decimale di Dewey, lo stato del copyright e il catalogo a cui fa riferimento. Volevo farvi vedere però anche un esempio di singola copia di un libro. Insomma, una copia realmente rilevante, cioè fuori da ogni dubbio, diciamo, rilevante, che è questa.
la Bibbia di Lincoln. Allora, la Bibbia di Lincoln è una copia della Bibbia custodita dalla Library of Congress, particolarmente importante perché è stata usata da Lincoln e anche da Obama durante il loro insediamento come presidenti degli Stati Uniti. Interessante notare quindi come in Wikidata io posso descrivere questo esemplare e posso collegare questo esemplare non solo ai loro proprietari, non solo alle istituzioni che conservano questo esemplare, ma anche al motivo, all'evento che la rende così importante e così rilevante, e adesso lo vediamo insieme. Quindi la Bibbia di Lincoln avrà istanza di singola copia di un libro, questa sarà un'immagine presa da Commons, è custodita dalla Biblioteca del Congresso e vi faccio vedere da dove ho preso tutti i riferimenti, ovviamente dalla Library of Congress. Ecco qui tutte le informazioni prese qui che sono state trasformate poi in Wikidata, appunto in valori delle mie asserzioni. Il proprietario è stato prima Abramo Lincoln e poi la Biblioteca del Congresso, il riferimento è sempre questo, il titolo. Qui prima compariva nome ufficiale, però io ho pensato fosse più opportuno inserire questo con appunto la proprietà di titolo, perché qui nella scheda mi riporta appunto titolo questo e altri titoli con quel conosciuto questo. Dunque, l'ho inserito in questo modo, è un esemplare della Bibbia di Re Giacomo, ho inserito anche editore, luogo di pubblicazione, data di pubblicazione, il numero di pagine, ho inserito anche il numero di inventario e la descrizione fisica e poi, questo particolarmente interessante secondo me, poter appunto collegare questo esemplare con l'evento, il primo insediamento di Abramo Lincoln, descritto qui in quest'item di Wikidata. Qui ho un'immagine presa da Commons, ma potrei avere anche un video, un file multimediale, dunque un video preso da Commons o una registrazione audio. E quindi lo trovo sicuramente un modo molto interessante di collegare questi dati, queste informazioni e di dare ricchezza e profondità nella conoscenza dell'elemento. E poi abbiamo gli identificativi. Ultima cosa, la descrizione dei manoscritti. In Wikidata sono ben appunto rappresentati anche i manoscritti. Vi faccio vedere un esempio anche per riportarvi l'esperienza un'esperienza particolarmente significativa, che è quella della Biblioteca Nazionale del Galles, che ha intrapreso un progetto ambizioso, che è quello di inserire in Wikidata gli elementi di tutte le fonti bibliografiche di interesse gallese, quindi che parlano della cultura celtica e gallese, e soprattutto quello che hanno fatto partendo da un dataset più ristretto e quindi maggiormente governabile è stato l'inserimento in Wikidata degli elementi dei manoscritti del fondo Peniart, che è un fondo cui loro custodiscono, sono 540 manoscritti, di cui loro hanno prima di tutto approfondito la metadatazione, cioè una volta che hanno deciso di inserirli in Wikidata hanno preso le descrizioni di questi manoscritti, quindi loro i metadati di questi manoscritti hanno cercato di arricchirli il più possibile, hanno poi cercato di, ci sono riusciti, cioè hanno creato in Wikidata anche le proprietà che mancavano, le proprietà necessarie alla descrizione dei manoscritti che mancavano, gli elementi necessari che mancavano, e dunque ecco il risultato. Questo manoscritto, che è il manoscritto di il libro di Taliesin, ha istanza di manoscritto, fa parte di questa collezione, questa è un'immagine, la data di fondazione è questa, quindi è il 1300, più o meno tra il 1300 e il 1325, e vediamo la fonte da cui è stata presa questa informazione. Vi faccio vedere dunque la scheda della Biblioteca Nazionale del Galles, appunto è qui, qui vi è l'indicazione della la datazione, qui vi è invece la descrizione fisica, che pure è stata riportata nella sua precisione, così come il materiale utilizzato. Quindi il luogo in cui è conservata è la Biblioteca Nazionale del Galles, e lì il titolo in gallese è questo, l'argomento principale, il genere, e loro poi hanno creato anche delle interessanti visualizzazioni
appunto volendo analizzare questa loro collezione mettendo in relazione il genere, l'argomento, l'autore, per esempio il genere dell'autore, cioè maschile, femminile. Insomma, no, hanno potuto analizzare in maniera inedita questa loro collezione. La lingua dell'opera o del nome, la data di pubblicazione, ecco, abbiamo visto più o meno 1325, il riferimento è sempre quello, il materiale usato, cosa raffigura, la collezione a cui appartiene, il numero di inventario, quindi poi anche ci sono metadati amministrativi e anche dei metadati di una descrizione fisica, lo stato del copyright, ovviamente in pubblico dominio, e il testo completo disponibile a questo indirizzo, quindi c'è immediatamente il riferimento e il link alla loro biblioteca digitale in IIIF. Ok, volevo solo farvi vedere che sono anche altre le possibilità, le proprietà che vengono utilizzate in Wikidata per la descrizione dei manoscritti e sono tutte presenti qui. Queste sono le cose che già abbiamo visto, quindi appunto le proprietà per edizione, le proprietà per esemplare, e qui viene appunto stabilito che l'esemplare deve essere particolarmente importante per una qualche ragione, e poi vi sono le proprietà per manoscritto. Quindi vi è istanza di manoscritto, ma può essere anche istanza di codice, frammento, ostracon, palinsesto, evangelistario, evangelario, lezionario, e poi può essere indicato il materiale usato, la data di pubblicazione, la data di fondazione o di creazione. Esemplare di, ovviamente ha un senso perché appunto il manoscritto è una singola copia di un'opera letteraria e non un'opera letteraria, e così deve essere trattato in Wikidata, lo specificano qui. La collezione, sicuramente questa proprietà ha molto più senso utilizzarla quando si parla di un manoscritto piuttosto che quando si parla per esempio di un'edizione, e ovviamente dire in quale collezione bibliografica o anche museale può essere custodito un manoscritto, e queste sono tutte cose che abbiamo già visto, anche la data della scoperta dell'invenzione o il luogo della scoperta. Un manoscritto dunque può essere descritto anche in questo modo. Allora, questo è quanto. A volo di uccello vi ho fatto vedere insomma un po' tutto quello che può esservi utile, soprattutto il Wikiproject di riferimento, che è il Wikiproject Books, di certo il punto di partenza da cui partire nel momento in cui vogliamo inserire degli elementi di monografie, di risorse bibliografiche, in questo caso parliamo di books, dunque di libri in Wikidata. Quindi spero di essere stata chiara, ritorno alla mia, da qualche parte, ecco, alla mia interrompe condivisione, ce l'ho fatta, e quindi do la parola ad Alessandra. Prego. Grazie Tania, ora provo io a condividere il mio schermo. Ecco. Dunque, come vi anticipava Tania, io invece vi parlerò dei periodi, delle pubblicazioni periodiche. Il punto di riferimento in Wikidata delle pubblicazioni periodiche è appunto il Wikidata Wikiproject Periodicals, che nasce nel 2013 per centralizzare e organizzare tutti i metadati relativi alle numerosi articoli di riviste, ma anche insomma giornali, quotidiani e quant'altro presenti in tutti i progetti Wikimedia. Pensate ad esempio ai riferimenti bibliografici che troviamo nelle varie versioni linguistiche di Wikipedia, o ancora ad esempio tutte le pubblicazioni periodiche presenti in Wikisource, che hanno necessità quindi di avere dei dati strutturati in un unico punto che è Wikidata, e nello specifico governato dal Wikiproject Periodicals. Quindi il primo scopo è questo. Poi col tempo ci si è resi conto che c'era la necessità di fissare delle proprietà, di mappare quelle che già erano presenti e di crearne di nuove per la descrizione dei periodici delle pubblicazioni periodiche in Wikidata. Il frutto di questo lavoro è stato schematizzato in queste tabelle.
La prima tabella riguarda proprio la descrizione delle tutte le proprietà che sono utili alla descrizione di una rivista, di una pubblicazione periodica. Anzi, le prime due tabelle, poi vi farò vedere subito anche la seconda. La struttura è la stessa che abbiamo visto nel Wiki Project Books, quindi vediamo prima di tutto il titolo, quindi il titolo e il nome della proprietà, seguito dall'identificativo della proprietà su Wikidata, la tipologia di dato utilizzato, quindi è un elemento, è un identificativo esterno, è una stringa di testo e quant'altro. Una breve descrizione molto utile a comprendere come e quando bisogna utilizzare questa proprietà con il collegamento alla proprietà stessa che ci permette di approfondire maggiormente, quindi di comprendere ancora meglio le modalità d'uso di quella proprietà. Soprattutto anche vi consiglio sempre di andare a vedere anche nella proposta di quella proprietà, perché è specificato diciamo al meglio, in maniera più circostanziata. E poi abbiamo la colonna degli esempi e infine la colonna delle proprietà inverse, che hanno lo stesso valore di cui vi ha parlato Tania precedentemente. Quindi le prime due tabelle, come vi dicevo, ci propongono le proprietà utili a descrivere le riviste. Quindi l'istanza, noi sappiamo che la più importante proprietà è la P31, quindi l'istanza D, che ci fa capire l'elemento che stiamo creando a che classe appartiene. Ovviamente qui c'è quella più generica di rivista, però non dobbiamo dimenticare che vi sono una serie di sottoclassi, cioè rivista accademica, rivista scientifica, rivista letteraria, che ci permettono quindi di andare a specificare al meglio la natura, insomma, la natura della nostra della rivista che stiamo descrivendo. Quindi, dopo aver specificato l'istanza di, possiamo ovviamente inserire la descrizione, quindi con il titolo. Ecco qui, allora, con il titolo, quindi il luogo di pubblicazione, l'editore, la lingua dell'opera, il curatore editoriale lì dove esiste, lo stampatore quando non riusciamo ad individuare un vero e proprio editore, il tipo di distribuzione, la data di fondazione e di cessazione della rivista, la frequenza di pubblicazione, l'indicizzazione negli strumenti bibliografici più importanti, ma anche la sede legale della rivista, il fondatore, il presidente o il direttore, e possibilmente anche un'immagine e un logo. Ma ora vediamo queste proprietà all'interno dell'elemento della rivista che conosciamo molto bene tutti noi, quindi JList. Vediamo che, come tutti gli elementi, in alto a sinistra troviamo il titolo della pagina con l'identificativo Wikidata, una brevissima descrizione nella lingua in cui io sono loggata, quindi la lingua automatica, e poi abbiamo invece, comincia qui il box delle etichette, con la descrizione in varie lingue, in la descrizione, le etichette e gli alias, e poi cominciamo proprio con con il corpo, diciamo, dell'elemento e le dichiarazioni. La prima e più importante, abbiamo detto, è quella di istanza di, in questo caso è stato specificato che è una rivista scientifica, accademica, ed è una rivista d'accesso aperto con il qualificatore, data d'inizio dal 2010. I qualificatori, vedremo anche più avanti, sono molto importanti dal mio punto di vista per andare a puntualizzare alcune informazioni. Segue poi l'immagine che si trova qui, perché ovviamente è stata precedentemente caricata in Commons, la data di fondazione, l'indicazione del fondatore e dei vari direttori, il paese, il proprietario, che è l'Università di Studi di Firenze, il titolo, ovviamente con una stringa, il sottotitolo, che è indicato sia in inglese che in italiano, il campo di interesse della rivista, ancora l'editore, il paese di origine, le varie lingue della rivista, il premio ricevuto in questo caso, il motore su cui insiste la rivista, quindi l'Open Journal, l'OJS,
il link al sito web ufficiale, la licenza Creative Commons, in questo caso lo stato del copyright che è coperto dal diritto d'autore, la frequenza di pubblicazione, il catalogo di riferimento e una serie di indici citazionali all'interno del dei quali la rivista è indicizzata. Ecco, diciamo, avete visto, potete subito notare una cosa importante, che vi sono sicuramente più proprietà rispetto a quelle che vi ho mostrato all'interno del Wiki Project. Questo perché? Perché questo ci fa capire che i Wiki Project sono una base da cui partire. Ovviamente lì dove abbiamo una serie di informazioni notabili, importanti, significative, vanno segnalate all'interno dell'item della rivista, ovviamente poi utilizzando le proprietà adeguate. Quindi andiamo avanti, nella parte finale della pagina, centrale anzi della pagina, abbiamo una serie di identificatori che, come sapete, nei progetti wiki vengono chiamati identificativi. Cominciamo subito dall'ISSN. Ecco, qua troviamo un'altra testimonianza dell'importanza dei qualificatori. Perché? Dunque, sapete che per ogni identificativo, ogni identificativo deve corrispondere un valore univoco, ovviamente, altrimenti non sarebbe più un identificativo. In questo caso ne abbiamo due, ma non abbiamo la segnalazione dell'errore, come ad esempio vediamo più avanti. Vedete, in questo momento non compare, ma in realtà fino a poco fa era segnalato un errore di vincolo. Perché? Perché ovviamente vi erano due identificativi corrispondenti a quella proprietà. In realtà qua invece non lo troviamo. Perché? Perché è stato specificato che questo valore corrisponde alla rivista, alla pubblicazione online dall'inizio, quindi dalla sua data d'inizio del 2010. Invece quest'altro identificativo serve a individuare invece la distribuzione del testo a stampa, che ha come data d'inizio il 2010 e il 2016. Ecco, questo esempio vi fa comprendere come si può arrivare, a che tipo di granularità si può arrivare, a che tipo di precisione possono arrivare le informazioni inserite in Wikidata. Lo stesso, vedete, succede per l'identificativo a CN più di un periodico, quindi ne abbiamo due, ma abbiamo il qualificatore che specifica che uno è relativo alla pubblicazione online e uno a quella stampata. Vedete che poi nella parte bassa della pagina c'è il link alla Wikipedia in italiano, alla pagina ovviamente relativa a JList della Wikipedia in italiano e della Wikipedia in inglese. Adesso vi voglio mostrare una cosa, che cliccando su questo pulsante ho la possibilità di avere a mia disposizione, raggruppati diciamo in questo box, tutti gli item degli articoli di JList caricati in Wikidata. Ecco, quindi vedete così che a colpo d'occhio riusciamo ad avere in un'unica pagina una mole di informazioni assolutamente valide e precise, qualificate rispetto alla rivista. Ma voglio mostrarvi anche un'altra cosa, e cioè come gli stessi dati vengono visualizzati con uno strumento dei progetti creato dal Wikimedia Lab, quindi Reasonator, che è appunto un visualizzatore che permette di appunto visualizzare i dati presenti in Wikidata in una maniera un po' più gradevole, sicuramente user friendly. Vedete, abbiamo le stesse identiche informazioni, perché ovviamente la base è quella, però presentate in una maniera un po' più, diciamo, piacevole. Abbiamo anche la possibilità di avere un concept cloud, e la stessa cosa che vi ho fatto vedere, quindi il legame a tutti gli item
della rivista, è possibile anche in questo caso. Più avanti abbiamo anche una linea del tempo, dei media relativi e quant'altro, quindi diciamo è un'altra possibilità di visualizzazione degli stessi dati. Un altro visualizzatore, anzi un altro strumento particolarmente significativo per le riviste è Scolia. Scolia non è solo un visualizzatore, anzi si può dire che è uno strumento molto potente, forse il migliore per ciò che riguarda le risorse, la visualizzazione e l'analisi delle risorse bibliografiche presenti in Wikidata. Le possibilità di ricerca e analisi sono varie, riguardano ad esempio l'autore, un'organizzazione, un evento, un progetto, un premio e quant'altro. Però adesso noi occupiamo della visualizzazione di una rivista. Vi ho proposto biblioteche. Vedete, allora, in primo luogo vediamo nella prima parte i 10 ultimi articoli pubblicati in biblioteche e poi ovviamente inseriti in Wikidata. Poi vediamo il topics, quindi tutti i soggetti. Vediamo che abbiamo ben 79 articoli che hanno come soggetto la storia del libro. Ne abbiamo 8 che hanno come soggetto incunaboli e poi a fianco abbiamo degli esempi per ognuno dei soggetti. Abbiamo le immagini di alcuni degli autori, ovviamente lì dove disponibili in Commons. Abbiamo un altro tipo di analisi, cioè quella degli autori più prolifici. Ovviamente il professore Serrai vince con ben 53 articoli. Anche in questo caso abbiamo sempre degli esempi che linkabili. Abbiamo poi il grafo dei coautori, quindi vedete come in pochissimo tempo stiamo guardando la rivista da un altro punto di vista, quindi ci stiamo rendendo conto di una serie di relazioni che altrimenti non avremmo potuto visualizzare. Poi c'è tutta una parte relativa alle citazioni che per ora è piuttosto scarna, perché quest'ultima parte del progetto ancora non è completa. Cioè tutta l'idea è quella di andare a inserire in ogni elemento degli articoli attraverso la proprietà cita tutti gli articoli cita, tutte le fonti citate in ogni articolo. Capirete che la potenzialità insomma di questo tipo di visualizzazione. Vediamo insomma per questi pochi esempi che abbiamo inserito che quali sono le riviste più citate e quant'altro. C'è addirittura anche l'analisi della distribuzione del genere degli autori, quindi con 70 uomini e 61 donne, e addirittura delle onorificenze legate ad alcuni degli autori. A questo punto però abbiamo parlato delle riviste, adesso andrei a vedere quali sono le proprietà relative agli articoli. Allora, ritorniamo sul nostro Wiki Project Periodicals e vediamo che subito dopo i due primi schemi che ci parlano delle proprietà relative alle riviste, abbiamo altri due schemi, uno per un volume, uno per la descrizione dei volumi e uno per la descrizione del fascicolo, del singolo fascicolo. In realtà questa tipologia di descrizione è piuttosto rara, è legata per lo più a delle opere che sono contenute, insomma delle pubblicazioni che sono contenute in Wikisource, che appunto come sapete è la biblioteca digitale dei progetti Wiki. Quello invece che mi sembra molto più interessante sono le proprietà di descrizione degli articoli. Allora vedete, anche in questo caso abbiamo istanza di articolo, come per la rivista. Anche in questo caso l'articolo è semplicemente il valore più ampio, come posso dire, più onnicomprensivo, ma possiamo tranquillamente specificare la sottoclasse, quindi articolo scientifico, articolo accademico, sicuramente diciamo possiamo andare a specificare quanto più possibile.
Andiamo avanti, quindi abbiamo l'autore, ovviamente con la P50, l'autore deve essere sempre già presente in Wikidata come item, voglio dire, perché appunto si deve creare il legame. C'è il titolo, il sottotitolo, la lingua dell'opera, la data di pubblicazione, il pubblicato in. Dopo rifacciamo una piccola riflessione su questa proprietà, che è una delle più importanti. Il numero della pubblicazione vuole indicare ovviamente il numero del fascicolo e il volume di un libro. In realtà qui la traduzione è sbagliata, vuole indicare il volume della pubblicazione, quindi ovviamente ci sono poi dei piccoli problemi di traduzione che potremmo tranquillamente andare a correggere, insomma, in quanto bibliotecari sicuramente potremmo apportare anche un po' più di coerenza da questo punto di vista, e infine l'identificativo DOI dell'articolo. Dunque, vi dicevo di fare caso al pubblicato in, perché questa è grazie a questa proprietà che riusciamo a legare gli articoli alla rivista di riferimento e ovviamente gli articoli fra di loro e con la rivista di riferimento. È grazie a questa proprietà che noi possiamo avere le visualizzazioni che vi ho mostrato poco prima, sia in Scolia che con Reasonator. Riprendiamo un articolo dal vivo, magari partiamo insomma da qua, scegliamo uno degli articoli pubblicati sull'ultimo numero. Ecco qua, ad esempio, prendiamo proprio il primo. Allora, ovviamente da Scolia ci riporta poi diciamo, alla visualizzazione dell'item, ovviamente all'interno di Scolia, però poi possiamo tranquillamente raggiungere l'item, quindi l'elemento dell'articolo. Allora, anche in questo caso vedete il titolo con l'identificativo, il box delle descrizioni e delle etichette, l'istanza di articolo scientifico, il titolo, gli argomenti principali. Cioè, abbiamo tenuto particolarmente alla soggettazione degli articoli, diciamo, anche se è un'operazione che comporta ovviamente una serie di. Cioè, è piuttosto impegnativa, perché ovviamente non può essere automatizzata, come invece l'inserimento delle altre proprietà. Però, insomma, mi sembra che per completezza sia d'obbligo, diciamo, dal nostro punto di vista. Vediamo anche che segna l'autore, la lingua dell'opera e del nome, la data di pubblicazione. Abbiamo inserito anche il numero delle pagine, il pubblicato in, che come vi dicevo lo lega alla rivista, il volume della rivista, le pagine specifiche, il numero del fascicolo, il link al testo completo e infine l'identificativo DOI. Diciamo che grazie a questa attenzione, diciamo, anche nella soggettazione, sempre utilizzando Scolia, possiamo fare un'analisi approfondita anche delle pubblicazioni del singolo autore. Prendiamo il caso di Alfredo Serrai. Vedete come abbiamo prima di tutto la lista delle pubblicazioni con la data, il titolo, la tipologia, il numero di pagine e la rivista. E poi andando più in basso vediamo che riusciamo a vedere il grafico con il numero di pubblicazioni divise per anno, il numero di pagine pubblicate per anno con il riferimento ai singoli articoli, alle singole, no, articoli, perché ovviamente riguarda anche le monografie. Vediamo che
tutto questo lavoro di soggettazione permette anche di avere questo bubble chart in cui vediamo che si è occupato per lo più di storia della bibliografia, ovviamente storia delle biblioteche, poi vabbè, tutta una serie di altri temi come Konrad Gesner, l'illuminismo e quant'altro. Ovviamente queste sono sempre visualizzazioni di dati che sono presenti in Wikidata. Capirete che quanti più dati, quanto più i dati sono completi, tanto più la visualizzazione sarà precisa. Quindi, insomma, il fatto che tantissime riviste, come anche Hype Studi, Bibliotheca c'è oggi, siano state praticamente caricate quasi in totale, Hype Studi completamente, altre riviste ancora, lavoro in corso d'opera, capirete che riusciamo proprio a vedere l'orizzonte, diciamo, l'orientamento anche della nostra disciplina. Vediamo ancora tutte le varie matrici, insomma, vediamo tutte le possibilità di visualizzazione, anche la possibilità di vedere in quali riviste. Pensate che questo tipo di visualizzazione e quindi di analisi della rivista è stato portato dalla professoressa Sabba come intervento, diciamo, a uno degli ultimi convegni che si è tenuto l'anno scorso sulle riviste di ambito bibliografico. Quindi, diciamo, evidentemente anche dalla comunità più fortemente accademica, diciamo, ormai questa visualizzazione, queste possibilità sono considerate assolutamente interessanti. E con questo direi che posso togliere la condivisione dello schermo. Un secondo solo. E come posso concludere? Dunque, sicuramente possiamo dire che ormai, come afferma lo CLC in uno dei suoi ultimi research report a cura di Karen Yoshimura, sicuramente ci stiamo muovendo verso la transizione alla nuova generazione di metadati, una transizione, diciamo, a varie velocità, con vari metodi, però sicuramente si può considerare inesorabile. Quindi, anche perché basti pensare che i formati basati sulle stringhe di testo che sono tipiche dei nostri cataloghi, ovviamente si stanno avvicinando all'obsolescenza sia dal punto di vista concettuale che tecnico. Quindi uno dei punti cruciali dell'innovazione è proprio si focalizza proprio sulle pratiche di gestione dei metadati e sulla partecipazione dei bibliotecari a questi grandi progetti, diciamo, di collaborativi internazionali. Quindi speriamo, insomma, in qualche modo che quello che vi abbiamo mostrato oggi vi possa essere, insomma, di stimolo per ideare o semplicemente per prendere parte a questi progetti. Quindi buon lavoro, ho concluso. Mi sentite? Sì. Abbiamo sentito, non ti si vede più perché avevi spento la Sì. telecamera. No, non l'avevo fatto apposta. Sta prendendo vita il mio computer in realtà. Provo a riavviare la. Ecco qua. Da solo, ok. Sì, fa lui. Esatto, è il bello della diretta poi tra l'altro, fa così, prima forse gli altri non si sono accorti, ma ti è partito completamente il computer, si è dovuto uscire qui Completamente, ho fra. dovuto spegnere il Però computer. nessuno Bene, si era accorto in effetti, quindi è andata bene. benissimo. E se ci sono delle domande per Tania e Alessandra, che sono state veramente bravissime, hanno presentato in modo molto chiaro, ma anche hanno focalizzato i punti critici, cioè i legami, che sono una delle parti più importanti nella descrizione degli oggetti bibliografici, degli atemi bibliografici. Appunto perché sono questi legami che consentono poi di ricostruire relazioni e quindi anche di visualizzarle, come abbiamo visto non soltanto in Resonator, ma anche in Scholia, soprattutto in Scholia. Quindi, e pensate che l'idea poi, oltre a biblioteche, si può anche confrontare due riviste tra loro, e questo sempre sulla base dei legami. Quindi vedere quale rivista ha pubblicato di più, in quale anno,
quante pagine, anche il numero degli autori, per esempio l'analisi di genere, confronto l'analisi di genere tra le riviste. E lo stesso ovviamente si può fare tra tutti gli oggetti che Scoria analizza, quindi anche tra autori. Vediamo che c'è una domanda. Sì, vado io, a condividere. Io sto parlando in attesa di domande, non ho niente in realtà da dire. appunto complimentarmi per il lavoro, la presentazione molto chiara che è stata fatta. Grazie, grazie Carlo. Voglio condividere di nuovo lo schermo perché ci non io allora in effetti non ti è sfuggito perché qua mi viene detto per visualizzare il riso netro e Scolia mi è sfuggito il come. Sì, perché in realtà io proprio onde evitare problematiche relative alla linea e quant'altro avevo già aperto i programmi in questi strumenti e già inserito il tutto. Ora condivido lo schermo in maniera tale che possa vedere. Allora, Risonator, partiamo dalla prima pagina. Si vede, sì? Sì, si vede. Okay. Allora, basta, vabbè, ovviamente già non passa, semplicemente inserire nella barra di ricerca e dà ovviamente una serie di risultati, perché ovviamente ricerca la parola biblioteca. Quindi io so che voglio visualizzare la rivista, quindi ovviamente dalla descrizione mi rendo conto, vado a cliccare e si caricano lentamente, ecco, e si caricano tutti i dati. Potremmo farlo lo stesso. Poi mi sembra che anche dalla pagina dell'elemento Wikidata, giusto sulla sinistra, allora, c'è il link al Risonator. O esce allora, su... io ce l'ho, c'è no, anche gli strumenti. Mi sembra che forse ce l'abbiamo noi. Ah, ok, da aggiungere. Tool da aggiungere. No, invece all'interno della stessa pagina possiamo... Ah no, aspetta, voglio far vedere un'altra cosa. Ecco qua, ad esempio, questo di... all'interno della pagina io ho inserito l'entity graph, quindi questo tool che mi permette di visualizzare sempre con i tempi di internet, che ovviamente oggi non va, quindi di rappresentare i risultati. Magari è troppo piccolo, mi sa che non vedete. No, vediamo. Sì. A vedere, sì. Altrimenti lo dovrei fare proprio sul Wikidata Query Service. Vediamo se esce un po' meglio. Ecco, magari adesso si vede un po' meglio. Quindi c'è questa possibilità di inserire non mi ricordo se è che tipo di accesso, se è un accessorio, uno script, non me lo ricordo in realtà, sicuramente Stefano lo saprà, ce lo dirà lui. E niente, quindi ci permette di vedere sempre gli stessi risultati, ma con un'altra visualizzazione. E invece poi mi chiedevi di Scolia, allora con Scolia la stessa cosa, c'è una barra di ricerca che ovviamente non ho fatto vedere, perché allora andiamo in Scolia, ecco, allora vediamo Hive Studi, che come vi dicevo mi ha appena confermato Alessandra, insomma Alessandra Moi, che è stato inserito totalmente in Wikidata. Ecco, quindi abbiamo fatto la ricerca e questo è il risultato. Poi da qui ovviamente possiamo andare, come dicevo prima, direttamente all'item, quindi grazie all'identificativo qui in alto, oppure possiamo andare a vedere la visualizzazione in Scolia semplicemente cliccando su uno di questi, insomma, su ciò che ci interessa. Quindi viene il professore Bianchini in tutte l'immagine del professore in tutte le... Ma togli l'immagine, gira dall'altra parte, su. Ecco qui, quindi insomma questa è la visualizzazione, quindi si parte da una semplicissima barra di ricerca, ecco, ora sospendo condivisione di ci nuovo. Ci chiedono, Ale, per quanto riguarda la soggettazione degli articoli, quale strumento di applicazione usate?
Questa è una cosa piuttosto delicata, di cui ne abbiamo parlato anche appunto all'interno del gruppo GVMAB. Dunque, abbiamo preferito, allora, la cosa ideale ovviamente sarebbe quella di creare lì dove non presenti gli item relativi ai soggetti specifici, però dal mio punto di vista bisogna rispettare il progetto all'interno del quale siamo, e cioè Wikidata. Questo che cosa vuol dire? Che il soggetto, cioè che se proprio voglio creare un eventuale item per soggettare al meglio, questo item deve avere almeno una notabilità, cioè deve rispettare i criteri di notabilità tipici di Wikidata, altrimenti mi manterrò con una soggettazione molto, ampia. Non c'è lo strumento del soggettario, o meglio, sapete benissimo che il soggettario, come si dice, il nuovo soggettario, Anna Lucarelli, insomma, con il suo team sono stati veramente all'avanguardia già nel 2014, anzi nel 2014. 2013 hanno collegato il nuovo soggettario a Wikipedia e di conseguenza poi a Wikidata. Quindi, come dire, moltissimi dei soggetti che noi utilizziamo, diciamo, nella catalogazione, insomma, nella soggettazione, sicuramente li troveremo in Wikidata. Lì, grazie proprio a questo lavoro che hanno fatto in tempi, come precursori, diciamo, i nostri colleghi della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Capita però a volte ovviamente di non trovare un soggetto specifico, e lì, come ci suggeriva anche Camillo, se non sbaglio, Carlo, se troviamo una corrispondenza anche in database esterni, quindi in qualche, come dire, in qualche database di autorità, possiamo tranquillamente creare l'elemento e regarlo con un identificativo. Quindi diciamo che Esatto, sì, esatto. C'è anche con noi oggi, c'è anche Elisabetta Viti, che di soggettario ne sa qualcosa. Non so se vuole aggiungere o se magari. vuole intervenire, sarebbe interessante Eh sì, sentire no, anche questo. peraltro sono stata io che ho fatto la domanda per essere appunto così, perché volevo capire un attimino se appunto il nuovo Esatto. soggettario, indipendentemente da tutto, fosse, diciamo, il riferimento principale. È interessante anche sapere appunto che magari ci possono essere dei casi in cui voi non trovate una terminologia nel nuovo soggettario, però grazie anche alla convenzione che c'è sempre stata tra Wikimedia Italia e la BNCF, diciamo, voi potete anche proporre la terminologia qualora voi non la troviate nel nuovo soggettario, fa parte della collaborazione che c'è tra di noi, quindi ecco, Benissimo, noi questa è siamo un'ottima sempre notizia. affamati di nuova Questa terminologia. è un'ottima notizia. Penso, Elisabetta, che in realtà il problema si ponga non tanto con i soggetti semplici, cioè quelli che hanno un concetto solo. In quel caso, anche se la terminologia di Wikidata differisce da quella del nuovo soggettario, c'è comunque l'identificativo del nuovo soggettario e quindi il collegamento viene fatto. Il problema si Certo. pone quando abbiamo dei soggetti che dovrebbero essere espressi utilizzando più concetti. Ah, E certo. giustamente Alessandra e Tania ci hanno fatto vedere che in caso di più concetti, questi concetti vengono ripetuti come se fossero una serie di parole chiave, naturalmente sono parlate, sono corretti, ma non abbiamo quella che è, diciamo così, un'espressione che spiega o racconta tutto il tema. Certo, Tutto... questo è il problema un po' del concetto complesso, nel senso che Esatto. la parola chiave poi alla fine, diciamo, non può esprimere il concetto nella sua totalità. Questo è un po' il problema, che c'è un po' nella soggettazione, nel senso Sì. che l'uso di una sintassi obiettivamente permette, la realizzazione di un concetto complesso nella sua complessità. L'assegnazione di parole chiave, diciamo, esprime parzialmente un concetto complesso, poi fondamentalmente, perché è diciamo, dall'ordinamento di determinati concetti all'interno di una stringa con determinati
tutti i ruoli e funzioni logiche che permette appunto di, la resa di un concetto complesso. Ma questo è un po' una scelta, diciamo, a monte di come viene usato lo strumento, perché comunque il nuovo soggettario è uno strumento che è utilizzabile sia come nell'assegnazione di parole chiave sia con la sintassi, quindi diciamo dipende da come si vuole usare. Benissimo, questo è molto importante, Elisabetta, perché il problema era che la sensazione che avevamo come gruppo era quella di doversi fermare alle parole chiave per non forzare quella che è la struttura, o meglio, diciamo così, l'ontologia anche che c'è dietro Wikidata. Quindi ci sembrava una forzatura creare dei soggetti sotto forma di stringhe quando c'erano i soggetti complessi. Se tu confermi che il nuovo soggettario invece si può utilizzare anche così nell'uso delle parole chiave, che penso sia il più adatto. Allora, diciamo, noi non siamo molto propensi a usarlo nell'uso di parole chiave, però comunque si può usare, perché secondo noi l'uso di parole chiave è un po' riduttivo. Ecco, per esempio, una bibliografia nazionale italiana, se usasse esclusivamente parole chiave, diciamo, darebbe un servizio un po' riduttivo, e anche nella ricerca, secondo me, diventa una ricerca meno circoscritta e pertinente, quindi i risultati sono molto meno attendibili, perché c'è anche, produce tanto rumore. Sì. E l'assegnazione di parole chiave dipende, secondo me, un pochino dalla realtà in cui siamo ad operare. La sintassi richiede anche uno studio e una pratica. L'assegnazione di parole chiave logicamente è più semplice in un mondo così aperto come può essere Wikipedia e Wikidata, dove non ci sono gli specialisti della soggettazione. Ecco, un pochino è un po' la problematica che ormai si sta diffondendo anche, per esempio, nelle biblioteche comunali, dove ormai ci sono pochissimi catalogatori, e il catalogatore magari prende anche le prenotazioni della piscina, perché è un po' questo il mondo delle nostre biblioteche. Ecco, è uno strumento aperto, e anche nella guida al nuovo soggettario c'è scritto che può essere usato sia in modalità precoordinata che postcoordinata. E quindi, diciamo, l'assegnazione di parole chiave non è una cosa sbagliata, riduce, secondo me, un po' diciamo il valore del concetto, del contenuto concettuale magari del documento. Ecco, questo un pochino. Benissimo. Grazie Elisabetta. Se ci sono altre domande. Volevo chiedere a Tania, per quanto riguarda le opere, Sì. Poi soltanto il vostro progetto, soltanto per quanto riguarda le opere già presenti in Wikipedia oppure anche ex novo? No, anche ex novo, quindi abbiamo inserito, per il momento abbiamo inserito sicuramente tutte le edizioni di questo piccolo fondo, abbiamo inserito le copie, quindi gli item, e adesso abbiamo raccolto i dati delle opere che andremo ad inserire, però non necessariamente presenti in Wikipedia, perché in realtà, appunto, come ho detto, Wikiproject Books nasce originariamente nel 2013 con questo obiettivo, quindi quello di creare gli elementi in Wikidata da collegare alle voci enciclopediche, perché era questo poi lo scopo di Wikidata all'inizio, quello di strutturare i dati dei progetti Wikimedia. Però poi alla fine Wikidata appunto si è estesa, adesso è un po' il core del mondo di Linked Open Data, e quindi si è anche un po' svincolato da quello che non necessariamente quello che in Wikidata deve avere anche una voce enciclopedica in Wikipedia. Può essere infatti anche semplicemente collegato con altri, l'importante anzi è che sia collegato con altri item presenti in Wikidata. Quindi no, assolutamente. Grazie. Prego. Poi ci chiedevano prima, Ale, per quanto riguarda gli articoli, se appunto suggerivamo di utilizzare solo istanza di articolo o anche qualcosa di più specifico. Ho detto no, alla proprietà istanza di si possono dare vari valori, quindi assolutamente istanza di articolo è quello più generico, ma assolutamente articolo scientifico, articolo accademico o appunto quello che è più giusto? Sì, assolutamente. Diciamo che... Quindi aggiungerne anche vari. Sì, diciamo che il
Questo poi dipende, come dire, influisce poi sulla ricerca, Sì. ovviamente, quando facciamo le, come si chiama, le query sul Wikidata Query Service, ovviamente se io chiedo di darmi solo istanza di articolo, non mi darà, ad esempio, le riviste che hanno istanza solo di articolo scientifico, ad esempio, anche se concettualmente articolo Sì, scientifico, dovrebbe ovviamente la essere. sottoclasse. Diciamo, però dipende sempre l'ottica con cui poi vogliamo utilizzare. Io credo che si debba specificare, cioè secondo me la bellezza dei linked data e soprattutto di Wikidata è proprio quello che, di poter creare più relazioni, quindi non si crea una vera e propria ridondanza. Poi vabbè, magari non lo so, passo la parola a Carlo che forse su questo riesce, Ah, ci sì, indirizza sono d'accordo. meglio. Allora, è un discorso molto simile a quello che abbiamo appena fatto con Elisabetta, in realtà. Cioè, se possiamo essere specifici nell'indicare un valore, è meglio esserlo, proprio perché a livello di ricerca poi abbiamo una ricerca più precisa o una ricerca più rumorosa. Parlavamo proprio di questo. Quindi se dovessimo scegliere tra i due, sarebbe opportuno, se abbiamo la possibilità di scegliere tra i due, sarebbe opportuno mettere quello più specifico. È vero anche quello che dice Tania, perché ci sono delle entità che sono istanze di varie cose. Sì. Allora, in questo caso l'articolo e l'articolo scientifico sono in una relazione tra di loro. L'articolo scientifico è un tipo di articolo, quindi possiamo essere più specifici, abbiamo de comunque detto le cose importanti. Ma se un oggetto sia adesso sia ecco, un giornalista che un politico, diciamo così, è istanza di tutte e due, cioè ha come occupazione entrambe, quindi dobbiamo valorizzare entrambe, non possiamo specificarne solo una. Ecco. Non è il caso, non è un esempio corretto in questo momento, non ero preparato, quindi non ne ho niente adeguato. Carlo, scusami. Diciamo che se il tipo di gerarchia di cui fa parte il concetto è diverso, allora è opportuno e si può dare il doppio valore della proprietà P31. Se invece siamo sempre nella stessa gerarchia, come il caso di articolo e articolo scientifico, e parliamo sempre della stessa classe, allora è meglio usare il termine più specifico, perché poi si possono recuperare gli articoli scientifici perché ci interessano solo quelli. Ma nella ricerca si può dire trovami gli articoli e anche tutte le sottoclassi di articoli, e quindi li possiamo recuperare comunque. In questo secondo caso, se abbiamo messo entrambi i valori, l'articolo viene recuperato due volte però, perché è sia un articolo che un articolo scientifico. Ecco perché se siamo all'interno della stessa gerarchia è opportuno essere specifici. Era un discorso difficile, non so se sono riuscito Chiaro, ad essere abbastanza. è chiarissimo, è chiarissimo. Alessandra voleva propormi un esempio. Articolo e recensione. Questo è sì, perché un articolo e recensione è un esempio che calza, perché la recensione è anche una modalità di scrittura, non è semplicemente un prodotto editoriale. E quindi hanno probabilmente due gerarchie diverse. È una forma di scrittura, mentre l'altro è un oggetto bibliografico. Altre domande? Beh, siamo anche puntuali, quindi incredibile come italiani riusciamo a essere quasi sempre puntuali. Bene, allora ci aggiorniamo alla prossima volta. Il prossimo incontro sarà una working hour su queste cose, quindi vi proporremo degli item da completare, da integrare o da collegare. Ecco, sono anche e quindi arrivederci alla prossima volta e grazie per essere stati con noi. Grazie, Grazie a arrivederci. Tania e Alessandra, Grazie. complimenti. A voi, Grazie. grazie. A voi, arrivederci. Arrivederci. Ciao a tutti. Ciao, Ciao. ciao Carlo. Grazie, arrivederci. Ok. La registrazione è ancora in corso. Ah, ok. Bravi. La registrazione.